Se qualcuno ci invita a cena e ci dice «ti presento un amico di successo», subito ci immaginiamo qualcuno di affascinante, alto, elegante, con una bella macchina e che magari abbia voglia di offrirci la cena. Beh, questo potremmo sperarlo in ogni caso. Ma siamo proprio sicuri che sia solo questo il successo? Siamo circondati da film e da pubblicità che definiscono questo concetto in modo uniforme. Abbiamo successo solo quando ci possiamo permettere un certo stile di vita, un'auto di lusso, un vestito di marca, una vacanza ai Caraibi. Beh, cavolo, una vacanza ai Caraibi. E la domanda è: quanto di tutto questo appartiene alla nostra idea personalissima di successo? C'è un video su TED che ho visto di recente che fa così. So what I want to argue for is not that we should give up on our ideas of success, but we should make sure that they are our own. We should focus in on our ideas and make sure that we own them, that we are truly the authors of our own ambitions. Because it's bad enough not getting what you want, but it's even worse to have an idea of what it is you want and find out at the end of the journey that it isn't in fact what you wanted all along. Alla fine, che cosa vuol dire per noi avere successo? Magari finire il nostro romanzo e vederlo sugli scaffali di una libreria. Ma quale libreria? Quella nostra in salotto o la Feltrinelli in centro città? Ma forse abbiamo successo quando abbiamo venduto tante copie. Ma quante copie? 10? 100? 1000? 1 milione? Oppure quando, grazie al libro, siamo riusciti a comprarci qualcosa. Magari pagare una bolletta. Una vacanza. E se non ci ricavassimo mai nemmeno un centesimo dal libro che abbiamo fatto, potremmo dire di avere avuto successo? E cosa succederebbe se scrivessimo il libro più brillante al mondo, ma senza che nessuno abbia mai avuto la possibilità di leggerlo? Insomma, potrei andare avanti così all'infinito. Il punto è, non è facile capire, nemmeno per noi stessi, che cosa rappresenta il successo. Eppure, se cerchiamo una qualche sorta di felicità nel mondo della scrittura, in quello che scriviamo, se cerchiamo la piena soddisfazione, allora penso che prima o poi dovremmo chiederci che cosa rappresenti per noi il successo, dove vogliamo arrivare, chiederci perché facciamo quello che facciamo, perché è importante scrivere questo romanzo. Eh sì, lo so, sono domande complicate, ma la buona notizia è che la loro risposta è talmente personale che nessuno potrà mai giudicarla. Nessuno potrà dirci niente, perché quello che vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, ha senso solo per noi. E quindi a volte quando ci sentiamo particolarmente ispirati o al contrario siamo totalmente bloccati, forse è in questi momenti che ha senso chiederci: ma cosa rappresenta per noi il successo?